Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qua. Panico totale sui vari gruppi, sulle varie domande che mi state facendo. C'è chi era completamente in panico, chi ha iniziato a non sapere più come comportarsi, ma anche chi ha sfruttato il momento per fare grande, grande, grande plusvalenza, ragazzi. Di cosa stiamo parlando? Del sistema Matrix. Ma prima di cominciare, iniziamo a parlare di due cose. La prima è di usare il link qui sotto in descrizione per registrarvi su Sorare se non l'avete ancora fatto. E perché non lo avete ancora fatto, ragazzi? Più ritardate, più vi perdete tante, tante, tante occasioni. La seconda, volevo farci un video a parte, ma visto che sono uscite due notizie in pochissimo tempo, ragazzi, guardate qua che bella schermata. Sorare della Serie A Team. Ancora non sono tutte le 20 squadre, però siamo a buon punto, sono 17 su 20, come hanno scritto su un portale ufficiale. Grande, grande, grande cosa per il nostro calcio e per la piattaforma. Ma parliamo adesso del Matrix, ragazzi. Siamo qui, clicchiamo su Matrix così che si apre il Medium di Sorare, per chi non lo sapesse, così faccio vedere anche le tabelle. Allora, di cosa parla questo sistema Matrix? Ovviamente non leggeremo tutta la storiella che ci raccontano, ma ve lo riassumo in breve. Praticamente Sorare ha ascoltato i nostri feedback per cambiare le modalità di punteggio dei giocatori. Ad esempio, guardiamo qui per farvi capire, ruolo per ruolo hanno messo cosa cambia. Portiere, il fallo del portiere ora dava 0, quindi se il portiere fa fallo non subiva nessun cambio nel suo voto, adesso dà meno 1. Il passaggio accurato prima dava 0, ora 0,1, eccetera, 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 con tutti gli altri voti. Cosa ha scaturito il panico nella gente per quanto riguarda i portieri? Gol concessi era 0, adesso è meno 3. Quindi, ragazzi, se prima un portiere prendendo 3, 4, 5 gol non aveva un meno, adesso sono meno 3 ogni pappina subita. Ne parliamo dopo se c'è da avere panico, non da avere panico, eccetera. Passiamo ai difensori, ragazzi. I difensori hanno subito la cosa peggiore nei falli, che da meno 1 va a meno 2, quando fanno un errore che porta al tiro avversario da meno 1 a meno 5, ragazzi, questa è importante, è il gol concesso dalla squadra da meno 2 a meno 4. Sì, c'è anche un'altra cosa positivissima, il pallone perso, perché ovviamente vi ricordate come vi dicevo sempre nei video precedenti, prendete difensori centrali, mai terzini perché ogni cross è un meno 1, adesso l'hanno portato a meno 0,6, quindi prendendo ogni due cross sbagliati è come il cross di prima. Andiamo ai centrocampisti, anche se i centrocampisti cambia ben poco, sempre gli errori, meno 3. Cambia ben poco a livello di tutto. L'unica cosa da tenere in considerazione è il duello vinto, che da 0,5 passa a 0,8. Quindi i centrocampisti difensivi hanno un piccolo beneficio. L'attaccante, i duelli persi da 0,5 vanno a meno 1. Quindi, qua, quando magari perdono duelli nei colpi di testa o duelli in attacco, avranno una piccola penalità in più. Ora, allora, quello che vi dicevo che ha scaturito il panico è stato soprattutto il gol concesso per portieri e difensori. Perché? Facendo un semplice calcolo, se noi abbiamo il blocco Bayer, Neuer, De Ligt e Hernandez, e il Bayern prende gol, perde i 25 punti del clean sheet, prende 3 punti in più per il gol subito, quindi siamo a 28 per il portiere. Poi andiamo al difensore, non prende i più 10, quindi sono 48 punti persi, e in più prende un gol concesso in meno 4, e meno 4 sono 56 punti totali, mentre prima erano 50, mi sembra, perché sono 25 per il portiere, 10 e 10, 45, 2,2,49 e il portiere 0 erano 49, quindi c'è una disparità di 7 punti circa dal prima ad adesso.
7 punti, soprattutto nelle carte limited, vogliono dire parecchio. Però perché non avere panico? Perché se noi andiamo a prendere un porciere come Mignolet, prendo Mignolet perché è l'ultimo che ho schierato, come sapete, settimana scorsa. Se io vado a prendere un porciere come Mignolet, hanno aggiunto, guardate, New Matrix qua in basso, questa cosa qui. Mignolet, con la nuovo sistema di punteggi, avrebbe un 47, 57, 50. Se io lo caccio, cioè alla fine di media cambio, guardate, di un punto, massimo due ogni settimana. Andiamo a prendere Mekele, quindi il blocco Bruges. 65, 61, 56, 69, 61, 57. Qui ciò vuol dire, visto che ha giocato una sola delle ultime 5, ciò vuol dire che l'ultima partita che ha giocato, il 65, cioè col nuovo sarebbe stato 65, invece era un 69, quindi 4 punti di differenza. 4 punti che, ragazzi, derivano dai due gol subiti, perché il Bruges ha vinto 3-2. Quindi derivano da quella piccola cosa lì. Sì, è un cambio che comunque ci deve far fare l'abitudine, è un cambio che dobbiamo studiarci per bene, però secondo me da andare in panico, da iniziare, no, ma questo è un difensore centrale, adesso con gli errori, meglio un terzino, questo, quell'altro, ragazzi, aspettate. Poi complimenti a chi ha sfruttato la compravendita, guardate ieri dopo la notizia come sono fioccati Grimaldo, perché ragazzi Grimaldo è un terzino, guardate come ne beneficia. Grimaldo ne beneficia, ma Grimaldo come tanti terzini, ho preso Grimaldo perché me ne sono accorto subito, perché lo stavo puntando con un ragazzo, avevo concordato 0,058 e mi scrive dopo un po' che dice già mi sta aspettando la tua offerta, ma nel mentre me l'hanno comprato, va bene, era pieno, non mi sono preoccupato, vado a guardare, a meno di 0,078 non c'era niente, sono andato a guardare e il motivo era semplicemente questo qui, quindi me ne sono accorto per questo, ma ve ne posso dire tanti, tantissimi terzini. Uno ad esempio è Cuadrado, che ho visto pure da, va a 72 nelle ultime 15 col nuovo sistema, col vecchio era 69, quindi un bel più 3 per Cuadrado, perché comunque i cross si sentono, questi terzini che perdono parecchi palloni per fare il passaggio decisivo si sentiva, adesso invece perfetto così. Quindi chi ha Cuadrado ne beneficia, anche la compravendita ieri ne ha beneficiato parecchio, è partito da qui, è arrivato qui ed è stato comprato anche qui, quindi ragazzi tanta roba questo sistema, da quando verrà messo in funzione. Se leggiamo il tutto ci accorgiamo che Soreira ha detto che praticamente per far abituare i manager lo renderà effettivo dal 26 agosto, cioè la Games Week 300. Adesso mi pare che sono alla 2.92, là, quella che deve venire venerdì. Quindi ancora mancano ben 8 Games Week, quindi 4 settimane, per fare la squadra, modificarla con queste nuove meccaniche. Io personalmente toccherò qualcosa? Assolutamente no, ragazzi. Ho fatto i conti. Un 430 di punteggio che avrei preso l'anno scorso per la Tier Zero con questa squadra può diventare, in base a quanti gol prende il portiere, un 4,26, visto che non ho un blocco, o un 4,32 se fa una clean o cose così, ho fatto dei calcoli un po' approssimativi. Non è un meno 20, che quindi vai a cambiare mezza squadra, ma è un... magari non arrivo primo, arrivo secondo, sti cazzi, ma non vado a modificare una squadra, anche perché non saprei chi prendere, non mi va di cambiare i centrali con i terzini quando ancora magari non conosco neanche il nuovo gioco dell'Ajax, per il quale prima Mazraoui era sempre in porta, adesso Correns è il nuovo allenatore, non si sa dove li troverò, quindi aspetto un attimo, faccio arrivare magari la Games Week 300 o comunque le prime partite di campionato, simulo quella partita con e senza quanto incide e poi in caso decido se fare qualche piccolo cambiamento, ma non sono assolutamente in panico, mi dispiace che non ero a casa per sfruttare bene la compravendita, quello sì, perché se ne poteva fare parecchia Ethereum, spero che qualcuno di voi ne ha approfittato. E detto questo, ragazzi, penso che il video possa non può finire qui assolutamente, stasera approfondiremo questo discorso in live alle 21.30 sulla piattaforma Viola.
Mi raccomando, assolutamente non mancate, perché ci sarà da parlarne tantissimo con i ragazzi di Solare Wiki. Quindi mi raccomando, non mancate assolutamente. Detto questo, vi ricordo di usare il link qui sotto in descrizione se dovete registrarvi alla piattaforma. Sta arrivando la Serie A, quindi ottimo momento per farlo e divertirvi con i nostri calciatori. Per il resto è tutto, ragazzi, ci vediamo domani con il prossimo video, che sarà, spero, molto molto interessante, perché parlerà di punteggi particolari. Alla prossima, ciao ciao ragazzi.